siamo qui al FIM con Gianluca Tagliavini, grandissimo tastierista italiano, noto per la partecipazione appunto in una parte del percorso artistico della PFM, ma poi in realtà tastierista anche di grande esperienza, che è presente al FIM nello stand Yamaha. La domanda può sembrare banale, però ci interessa sapere qual è stata la molla che ti ha fatto scegliere per le tastiere, lo strumento appunto che poi hai suonato tutta la vita e che suonerai tutta la vita. Perché le tastiere e non un altro strumento? Bella domanda. A dire il vero, già da piccolissimo il papà mi comprò alcuni strumenti giocattoli, quali la chitarra, il pianofortino, c'era la batteria, quella di Topolino, non so se ve la ricordate. E quindi avevo già una gamma, una scelta di strumenti da poter, con cui poter giocare. Ho scelto la tastiera perché a una festa di carnevale alle elementari, a parte il fatto che mancava il tastierista in quel gruppetto lì, c'erano i coetanei che suonavano per divertimento davanti alla classe, e avevo visto un grande interesse della classe nei confronti della musica. Questo mi ha portato appunto a dire, ecco, forse qua può scattare qualcosa all'interno della musica, e avevo scelto appunto le tastiere. Allora, diciamo che l'esperienza poi con un grande gruppo come quello della PFM è, credo, formativamente molto importante per qualsiasi tipo di artista. Cosa dà di più un gruppo di questa esperienza a un artista come te rispetto che alla gavetta, diciamo, in gruppi minori oppure di esibizioni diverse, diciamo? Sì. Beh, sicuramente mi ha dato tanto a livello professionale, perché comunque sono, diciamo, la band progressive italiana più famosa nel mondo, tant'è vero che loro già negli anni 70 fecero un grossissimo tour americano lì, e tra l'altro si fecero conoscere al punto di poi permettersi altri tour americani e asiatici, quali il Giappone e anche la Corea. Tengo a precisare che prima di PFM io arrivo da altre situazioni medio grosse, e ho avuto la fortuna per 5 anni di suonare, dal 2000 al 2005, di suonare col batterista dei Deep Purple, quindi nell'ambito rock, nei suoi seminari italiani. Quindi lui si univa l'oretta di seminario dedicato allo strumento batteria, nel suo caso, e un'orettina e mezza di concerto con una band italiana che supportava appunto il batterista. Ho fatto questa bellissima cosa, questa bellissima esperienza con gli Ian Pace dei Deep Purple, e l'ho fatta anche con Carl Palmer, che è il batterista degli Emerson e Ken Palmer, e stiamo parlando di uno dei grossi esponenti delle rock progressive inglese nel mondo, loro come i Genesis, come gli Yes, come altre bellissime realtà musicali. Allora, ti troveremo allo stand Yamaha. Che sorprese ha in serbo per il pubblico? Ho fatto un collage appunto di questo periodo storico musicale, quali PFM, brani di Keith Emerson, degli Emerson Lake and Palmer, qualcosina dei Deep Purple, un po' una cronostoria rock, progressive rock di quel periodo. Ovviamente sempre con le fedeli tastiere Yamaha. Sempre comunque. Ti ringraziamo, allora ci vediamo allo stand.
take, I'll be watching you. Every single whole day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Terrorizzate o se non sono terrorizzate magari cercano di compensare quella che è la tensione e l'emozione facendo cose a caso, quindi movimenti stereotipati, l'abbiamo sentito prima anche nell'intervento della collega che è venuta prima, piuttosto che cose che in realtà non hanno un vero significato, movimenti che non rappresentano niente o gestualità che non rappresenta niente, che non è legata con il brano che si sta affrontando, insomma tutta una serie di aspetti per cui l'efficacia del cantante sul palco viene in qualche modo minata. Visto che io stessa, essendo cantante di professione, non ho mai trovato, come magari anche altri colleghi, un luogo dove poter lavorare in maniera specifica sulla fisicità del cantante durante l'atto performativo sul palco, allora ho deciso di creare io insieme a Sabrina un ambiente dove si potesse lavorare su questo. Il
seminario è sicuramente organizzato dall'atelier, noi siamo nella zona di Como e Varese in Lombardia, ma abbiamo avuto in realtà quest'anno partecipanti che sono venuti da Roma, dal Veneto, dal Piemonte, proprio perché evidentemente questa è un'esigenza condivisa da molti e sono contenta che grazie a Sabrina siamo riusciti a portare un tipo di lavoro che non esiste da nessun'altra parte e che è veramente mirato per chi desidera essere un artista, quindi non solo un cantante che sa cantare bene, perché se voi anche solo fate un giro qui al film sentirete tantissimi cantanti dotati, quindi che sono capaci, che hanno... Però cosa fa la differenza? Cioè perché una persona è, diciamo, più efficace di un'altra sul palco a parità di abilità canore? Allora, per questo motivo con Sabrina Seri che vi presento, che è qui alla mia destra, abbiamo deciso di stabilire un nuovo punto nella formazione dei cantanti. Thank you.
Claudio Simonetti, stasera ti sentiremo sul palco del Riviera Rock Festival con il tuo horror project. A proposito di horror, volevo chiederti che effetto ti fa avere scritto una canzone il cui intro fa morire di paura ancora chi l'ascolta adesso? Era il tuo obiettivo in fondo? Beh, insomma, l'obiettivo è stato raggiunto, sì, no, quindi, insomma, sono stato molto contento, anche perché, diciamo, se vogliamo parlare del primo grande successo, è stato Profondo Rosso, è stato il primo film fatto con Dario Argento e quindi... Primo di una collaborazione poi duratura. Ma comunque lui già ci aveva scelto perché gli piacevano le cose che facevamo, che erano già molto inerenti al suo genere, quindi eravamo già nel dark più profondo all'epoca. Attualmente come regista horror, qual è un regista con cui ti piacerebbe collaborare? Ma ce ne sono tanti, insomma, di registi horror, molti sono anche sconosciuti perché ci sono molto cinema horror americano, sì. Beh, diciamo quelli più famosi sono Balagherò, Guillermo del Toro. Sono inquietantissimi poi. Persone che conosco, ho avuto anche la fortuna di conoscere durante vari festival e quindi... Senti, tu hai iniziato con l'analogico, registri ancora in analogico? No, perché non è pratico e poi le apparecchiature ormai sono ingombranti, io ho lavorato per tanti anni con l'analogico, sì, ma non è che sia un grande fan, nel senso che la musica quando è, il pezzo è bello, quando una cosa è bella, se è registro digitale, analogico non importa, è uguale, sì. E invece come ti spieghi questo rinnovato amore per il progressive? Perché noi avremo adesso sul palco gruppi storici degli anni 70, ma anche gruppi di recente formazione. Qual è secondo te la spiegazione di questo amore? Forse non è mai tramontato? No, in realtà c'è stato un tramonto all'epoca, perché alla fine degli anni 70, quando ci siamo separati con i Goblin, veniva tutta l'era degli anni 80 fatta di altro genere. Che... cosiddetto riflusso. Sì, infatti. Invece dalla fine degli anni 90 fino ad oggi c'è stato un ritorno, ma io lo chiamerei, per noi è un ritorno, ma per i giovani è qualcosa che loro hanno scoperto di nuovo, per cui hanno trovato del nuovo nelle cose vecchie, e quindi, perché non essendoci più nuove idee, grosse cose così, non ci sono più purtroppo, ahimè. E io mi ricordo quando ero ragazzo, io andavo a vedere i gruppi che erano miei coetanei, qui andavo dei Genesis, Yeskin, Crimson, mai mi sarei sognato di andare a vedere un gruppo di sessantenni che suonano, capito? Invece oggi questi vengono a vederci perché trovano in noi quel qualche cosa che forse manca, che del quale loro hanno bisogno. Sono perfettamente d'accordo con te, ti voglio fare una sorpresa, guarda cosa ho rispolverato dal mio polveroso archivio. Ti tocca autografarmelo. Lo sai cosa pensavo di tirare fuori? Che io ho scritto una canzone che è totalmente diversa da qualsiasi cosa, che si chiama Gioca Jouer. Ah sì? Incredibile. Il 45 di Gioca. E invece? Ci ho messo un po' per trovarlo, però è originale. Bellissimo. Della mia mamma. Questo è quello vero, proprio, vero? Del 75. Ti tocca autografarlo allora. Yeah.
Gloria, non vecchia gloria, siamo con una gloria nazionale del rock e non solo, del pop, siamo col grande, veramente grande Ivan Cattaneo, un uomo, un cantante, un musicista che ha veramente, posso dire, rotto quello che c'era da rompere. Hai rotto degli schemi, certo, perché sì, tu in TV, mio, sì. Bravo, tu in TV sei stato anche un po', diciamo così, osteggiato, certo, perché moltissimo. Tu facevi dei pezzi tuoi un po' di rottura, posso esatto, dire? Esatto, sì, poi invece ho avuto, sono un cantante trasversale, guarda, sono un po' tutto, un po' rock, un po' leggero, un po' melodico, un po' d'avanguardia, perché sono nato negli anni 70 come cantautore, certo. Ma poi ho avuto successo negli anni 80 con i pezzi degli anni 60, quindi sono trasversale, ho toccato un po' tutto, no? E quindi però la cosa di cui io mi avvalgo è sempre il ritorno alle cose mie vecchie e al mio essere cantautore, sperimentatore, questa è la cosa principale. Gli altri sono stati degli incidenti molto piacevoli, ma incidenti. Quindi compreso il revival, che è stata una cosa interessante, però oggi lo fanno tutti. Certo. Non c'è talent show che non faccia revival, perché tutti questi ragazzi poi alla fine non presentano se stessi, ma presentano canzoni già consolidate. Ascolta Ivan, tu in quel periodo lì sei stato sicuramente uno dei tre o quattro artisti che andavano per la maggiore, cosa è successo poi a livello televisivo che non ti si è più visto? È successo che per andare in televisione devi essere Michele Messeri, devi aver ammazzato qualcuno, devi aver fatto qualcosa, per cui oggi in TV c'è tanta politica, però il gossip, politica forma gossip, molto talk show così, molto
tutta questa roba, ma non c'è musica. Anche laddove ci dovrebbe essere musica con i talent show, ma non è mai musica allo stato naturale e nuovo. È un tributo alla musica, però non è mai in musica creativa con qualcosa di nuovo. Cosa sta facendo in questo momento Ivan Cattaneo? Il futuro? Allora, ho fatto la Biennale di Venezia, perché dipingo anche con Sgarbi l'anno scorso, e adesso sto preparando un DVD nuovo dove ci saranno anche musiche, chiaramente, però sono dei video racconti. E alla Fiera Internazionale della Musica di Villanova d'Albenga cosa fai? Proponi qualcosa? Sei qui come così? No, per curiosità. Siccome sono venuto a vedere gli strumenti, tastiere, queste cose qua, siccome suono e mi piace sperimentare appunto con la musica elettronica, e mi trovavo a passare di qui perché sto andando a Monte Carlo, però. E quindi ho detto va bene, vediamo a vedere anche la Fiera della Musica. Poi devo dare un plauso ai ragazzi che hanno organizzato questa cosa, perché non si facevano più fiere della musica in Italia da un bel po' di tempo, e quindi meno male che si sta ritentando. Ivan, ti ringrazio, grazie della tua simpatia. Ciao, buon lavoro. Grazie Ivan. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Per poter usufruire al meglio delle macchine che vi
vi siete comprati. Improvvisarsi credo che sia una delle cose più deleterie che esistono al mondo, soprattutto quando siete dei creativi. We'll be right back.
con un gruppo di sole donne che non capita tutti i giorni. Siamo con le Hot Chili Girls, che tutto sommato sarebbe un tributo tutto femminile, l'unico al mondo, Red Hot Chili Peppers. Oh, l'unico al mondo, praticamente siamo i primi di Rock Up a intervistare un gruppo che fa il tributo a questo, a quest'altro gruppo qua californiano, che diciamo che va per la maggiore. Allora, presenti un po' le tue colleghe. Allora, qui alla mia sinistra abbiamo la più giovane del gruppo, Silvia Rebel. Ciao a tutti. Suoni? La chitarra elettrica, ovviamente. Tu ti stai massacrando con la voce, che ti ho visto che avevi una grinta. No, era no, no, sei, no, ma sei cazzuta veramente. Grazie. È vero, no, è diciamo, lei è cazzuta. Tu? Titi Flea al basso. Che ha perso un po' la voce, ha spaccato, vabbè. E tu invece spacca la batteria? Hillary alla batteria. Voi siete di Milano. Chi è che parla di voi? Lei, tu? Guarda, parlerei io, ma okay, non ce la faccio. Okay, okay. Parli tu? Faccio io le sue vite. Allora, farei, tutte le... Siamo di Milano. Siamo di Milano, il gruppo è nato... Lasciami stare il microfono che mi copri. Sono abituata a tenerlo no, io. No. Il gruppo è nato un paio d'anni fa, giusto? Loro tre già suonavano insieme, poi mi sono aggregata io a giugno dell'anno scorso e adesso siamo ormai da qualche mese on the road con questa formazione, con questo tipo di repertorio, e sta andando bene. Abbiamo suonato in Veneto, suoniamo settimana prossima a Zurigo, e quindi però addirittura ci divertiamo in Liguria. No, perché sicuramente non ci sono. È la prima volta. No, oh, speriamo. Andateci in Liguria. Ma siamo misci, sai come in Liguria siamo poveri, abbiamo pochi soldi. Ascolta, chi vi cerca, dove vi può trovare? Allora, facebook.com/hot-chili-girls, ci trovate lì. Allora, ripetiamo il nome? Hot-chili-girls sul profilo Facebook. Poi ci trovate anche su Twitter come hotchiligirls, tutto attaccato. E sono veramente cazzute, ciao! Ciao a tutti, allora grazie a Riserva Sonora per averci invitato qua. Sarà una bella festa stasera, poi c'è Zippa, Regolofani, quindi... Bene, prima volta qua per noi. Abbiamo fatto un pezzo di Richie Evans, che chiama Freedom, ora ne facciamo uno nostro che si chiama Sessi Religione. Sesso
C'è una battuta? Allora, tu sei radio? LineaRadioSavona.com. Allora, LineaRadioSavona.com, siamo al FIM. Sì. Fiera Internazionale della Musica, Villanova d'Albega. Il futuro delle radio, diciamo così, libere, non quelle in linea. In Liguria, libere. Sì, libere nel senso, non le più, non quelle che vanno per la maggiore, diciamo. Buono. Buono. Perché devo dire che, beh, almeno personalmente, non riesco a ascoltare i grandi network, le grandi radio. Quindi. Ascolta, in Liguria ce ne sono parecchie, però ma la Liguria è un po' una fucina di queste cose. Ma anche perché la difficoltà della Liguria, soprattutto in modulazione di frequenza, è il territorio che è molto difficile far ascoltare una radio via onda, cioè via etere. E allora probabilmente le radio web sono più facili da ascoltare perché il segnale esce in tutto il mondo e quindi senza difficoltà di ascolto, ecco. Ascolta, una battuta veloce, voi siete improntati su che tipo di musica, cioè che tipo di cose mandate in onda dalla vostra radio? Noi mandiamo solo musica senza pubblicità, perché è una radio. Bene, grazie. Solo musica, soprattutto anni 70-80, nuovi successi. E senza intervista, senza parlato, solo musica. Lanciate anche qualche musicista nuovo, giovane? Quelli che sono qua al film. Tu sei? Gianfranco. Per trovarvi? Basta andare sul sito. Com'è? Diciamo. www.linearadiosavona.com. Ti ringrazio. Grazie, ciao. Siamo con? Yasta Radio, Fabio. Dillo piano perché così la gente capisce bene. Allora, Yasta Radio. Ecco, Yasta Radio cosa sarebbe? È una web radio che dal 2006 trasmette ininterrottamente musica libera, nel senso che non ci sono pubblicità, non c'è nulla. E dove trasmettete? Ci sono due parti, una la sede di Bergamo e l'altra di Villanova, no, di, scusate, di Valeggio sul Mincio. Ah, no, non siete in Liguria? No, no. E siete qui alla Fiera Internazionale della Musica per proporre? Per proporre Yasta Radio, sì, come partner siamo. Avete già dei contatti? Sì, abbiamo già fatto 3 interviste, abbiamo anche ospiti in programma nei prossimi giorni. Benissimo. Per trovarvi avete un sito, qualcosa? Semplicissimo, www.yastaradio.com. Ti ringrazio. Grazie a voi. No, noi disturbiamo sempre. Siamo con? Danilo. Danilo di? Di Como. Bravo, io sono in San Bernardino, no? Dicevo, tu sei della radio, hai qualche radio? Sono l'editore di Network Studio 5 di questa radio qua. Network Studio 5. Di dove siete? Di Como. Di cosa vi occupate? Che tipo di musica fate? Parlami un po' della tua radio velocissimamente. Proprio un minuto al volo, guarda. Tempi televisivi. Tempi stretti. No, Network Studio 5 esiste ormai da 12 anni, quindi sono stato uno dei primissimi ad aprire la web radio. Programmazione a 360 gradi. Musica. Lo dico sempre io, grazie. Esatto, diamo spazio anche agli molta musica emergente, quindi anche gruppi per dare spazio ovviamente a gente nuova. E notiziari ogni ora, quindi informazione. Questa è un po' la programmazione che insomma abbiamo parlati, speaker, interviste, dalla mattina alla sera. Questo è un po' il succo. Chi vi vuole trovare, cercare dove vi trova? Esattamente al www.networkstudio5.it, che è il nostro sito ufficiale. Tuo nome è? Danilo, vi aspetto. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Siamo qui. Non può aspettare. Andrea. Di Radio Savona Web. Allora, Radio Savona Web, velocissimamente, che cos'è Radio Savona Web? Radio Savona Web è una radio amatoriale che promuove le licenze Creative Commons sulla rete. Proponete cose nuove? Tutta musica nuova su licenza Creative Commons, che è una licenza libera col download gratuito delle opere. Ascolta, mi diceva prima un altro di un'altra radio di Ligure, non facciamo il nome. Come mai in Liguria ne nascono talmente tante così? C'è tanta inventiva da noi o è un problema tecnico? No, diciamo che c'è stata una buona sponsorizzazione in questi anni delle tecnologie Shoutcast, che sono molto meno dispendiose delle vecchie tecnologie con i ponti radio. Con un sito web si può raggiungere un'utenza mondiale senza dover avere per forza radio e ponti radio su ogni montagna. Sei alla Fiera Internazionale della Musica di Villanova d'Albega, cosa ti aspetti e cosa alla fine che cos'è che vorresti che ti capitasse alla fine di questi 2 giorni di musica? Ma riscoprire parecchi nuovi autori, continuare a appunto sponsorizzare questo tipo di licenza, soprattutto per la grande distribuzione dei vari gruppi, ecco. In ultima battuta, chi ti cerca e dove ti trova?
scandiamo bene i vostri siti, eventualmente i vostri contatti. Sì, allora, il sito è www.radiosavonaweb.com. Possono scriverci alle mail autori@radiosavonaweb.com, mandandoci direttamente il link all'ora dell'opera con licenza Creative Commons. Scusa, dimmi. No, volevo dire che appunto abbiamo riservato degli spazi sui social anche per le licenze SIAE e SFC. Scrivendoci alla redazione, indicandoci il link ad esempio su YouTube dove possono aver pubblicato un'anteprima, riusciamo a condividerli con tutti i nostri social, Facebook, Twitter, MySpace, insomma tutti quanti. Ti ringrazio. Grazie. Ciao.